Anticipato però l'intervento è di Magnani di testa, si continua, pressing Samp, tentativo lungo da parte di Leria, attenzione, scorre via un pallone, era un tiro cross, Monti può smanacciato proprio last minute perché stava terminando alle sue spalle, ancora una volta un velenosissimo pallone calciato da Winks, si riprende con un nuovo corner, ancora Juricic, Rita abbiamo visto, due palle gol importanti per la Samp, segnali di un predominio in questa fase dal punto di vista delle occasioni ma anche del gioco. Stankovic ha chiesto audacia, ci ha chiesto di tentare nonostante la paura, la squadra sembra aver recepito il messaggio. Ancora Mione in area, ancora una zuffa, un'ora di punta che si ripete, il vantaggio della Samp, il vantaggio della Samp, Manolo Gabbiadini, minuto 24, la zampata di Manolo Gabbiadini, il gol del capitano, arriva il vantaggio della Samp, era nell'aria, c'era stato un palo, c'era stato anche un tentativo dalla distanza di crossare trovando la smanacciata di Montipò e alla fine un'intasatissima area di rigore, ha visto l'ultimo tocco proprio prima dell'area piccola con il mancino da parte di Gabbiadini. Tutto questo festeggiato alla grande ovviamente dai giocatori della squadra allenata da Stankovic, ma poi tutto questo è stato anche in qualche modo osteggiato da tanti uomini dell'Hellas Verona per un probabile fallo in area di rigore, forse Amione ha caricato Magnani, e l'arbitro sta andando da nessuna parte, in realtà sta ascoltando qualche indicazione che può arrivare dal VAR, credo per un fallo, per una carica subita da Amione. È stato però confermato il gol, è stato confermato il gol al minuto 24esimo, Sampdoria 1 Verona 0, sta decidendo la rete firmata da Capitan Gabbiadini. Primo palo fuori, buon per Turk che il pallone ha trovato lo specchio della porta, ancora una volta velenoso dalla distanza Lazovic, ma davvero direi clamoroso come la Sampdoria stia perdendo dei colpi, stia dimenticandosi del ruolo che deve rivestire, cioè di squadra che deve difendere questo risultato, Verona che ne sta approfittando a piene mani fino a un certo punto perché il gol del pari non è arrivato per la prudenza di Neutink e per scarsa precisione degli uomini di Zaffaroni. In avanti ancora il Verona, c'è un contropiede e c'è una posizione probabilmente di fuorigioco di Gabbiadini che va alla conclusione firmando il raddoppio della Samp, 35esimo, sventola da fuori il mancino di Manuolo Gabbiadini, il tocco di Montipò, la posizione era irregolare ma forse il passaggio è arrivato dal Verona, che gli ha permesso, infatti è stato Tamese ad offrire a Gabbiadini il pallone perfetto per la sventola di sinistro che porta a 2 i gol della Samp al minuto 35, la doppietta di Manolo Gabbiadini. Avevo visto una posizione irregolare ma l'assist in avanti, la palla in avanti è stata garantita da un tocco di Tamese ed è evidente dunque che non fosse da considerare irregolare la posizione di Gabbiadini che era davanti a tutti, rispetto a tutti gli uomini in maglia gialla quest'oggi, non ci ha pensato su due volte e si è sistemato il pallone sul sinistro dai 25 metri, la sventola sotto l'incrocio, il raddoppio della Samp. Movimento di Adolfo Gajic in rigore della Samp neutralizzato poco fa, adesso ancora sul lato destro tentativo di andare in solitario di un giocatore dell'Hellas che viene però spento dall'intervento da parte di Guray Gunter, si riprenderà con un corner che viene battuto da Veloso, fretta ai tempi, Davidovic in area, la deviazione di Faraoni, il gol del 2-1, il punto del 2-1 che riduce le distanze al minuto 43 della ripresa, colpo di testa di Davidovic nell'area di rigore, è arrivato Faraoni in maniera direi fortunosa, ha deviato con gli addominali diciamo così nella porta difesa da Turk, non è stata reattiva la difesa della Samp e il risultato cambia e questo finale anche cambia dal punto di vista della intensità e dell'equilibrio che viene dunque spezzato in questa partita in cui la Samp conduce sì ma per 2-1 in questo momento. Il centro che riduce le distanze, opera di Faraoni, Rita Lucido. Turk riesce ad allontanare in maniera veramente piuttosto buffa, direi, non è stato sicuro
di andare a prendere il pallone, ha preferito allontanarlo con i pugni, ma la parola allontanare non è giusta, qui è rimasto presente nell'area piccola. Ancora Verona che è andata a recuperare un pallone sull'autodestra con Callon, ancora un pallone a centro area verso un'eventuale acrobazia di Faraoni che non trova il pallone, si continua a giocare, siamo oltre il 97esimo, è evidente che c'è da recuperare qualcosa perché c'è stato uno scontro che ha portato via circa un minuto di gioco. Ancora un pallone, diversa dell'area di rigore, allontanato Jesse Rodriguez, insegue e c'è Zanoli accanto a lui che lo insegue per un contropiede, 2 contro 1, Jesse Rodriguez per Zanoli, il 3-1 della Samp, 3-1 è partita chiusa, Zanoli nell'ottavo minuto di recupero, contropiede esemplare all'inseguimento sulla destra del pallone, Jesse Rodriguez, fascia destra percorsa per 40 metri fino a che non è arrivato l'assist orizzontale, ha creduto a questo pallone Alessandro Zanoli e va a coronare la sua cavalcata con la palla depositata in rete, è quella del 3-1 definitivo di Samp Verona. Rita. E tutta la panchina della Sampdoria, incluso soprattutto Dejan Stankovic, che è tornato davvero a vestire in qualche modo lo scatto del giocatore, è andato sotto la gradinata sud, sotto la gradinata sud che è impazzita, disteso per terra nel suo rosa Montipò, che nulla ha potuto fare in questo momento, molto sportivamente viene consolato anche da Tommaso Augello della Sampdoria, 3-1 scusatemi, ed è davvero un risultato importante per la Samp. Primo gol in Serie A per Zanoli, classe 2000, prelevato dal Napoli. Andiamo a riepilogare questa gara, doppietta di Gabbiadini al 24esimo, al 35esimo nel primo tempo, poi due gol annullati a Gajic, accorciava il tutto la deviazione di Faraoni sotto porta, anche qui controllo VAR tutto regolare, però dal 2-1 ma anche per tutto il secondo tempo inseguimento del Verona per un pari che non è arrivato, poi la capitolazione definitiva firmata Zanoli per il 3-1 con cui si conclude questa gara e con cui la Samp trova la penultima posizione, la prima vittoria in campionato in casa.